letta con attenzione, le modalità con le quali è pervenuta non ci permettevano di implementarle, perché noi oggi stiamo discutendo di mozioni e non di proposte di legge, ma in ogni caso i contenuti della stessa sono ripresi nella mozione di oggi. Proprio al punto in cui si dice rendere il territorio macroregionale quanto più possibile autosufficiente e indipendente in campo energetico attraverso il sostegno alle fonti rinnovabili, con particolare riferimento alle migliori tecnologie innovative, ottimizzando le reti distributive, cercando nel contempo di semplificare le procedure amministrative, condizionando di fine ogni sostegno alla esclusione dell'utilizzo dei prodotti destinati al ciclo alimentare. Tradotto in parole povere significa che noi dobbiamo trovare un equilibrio, Umberto, su questo versante, ed è un equilibrio molto precario. Noi oggi paghiamo più di 10 miliardi all'anno sul costo della bolletta energetica proprio per favorire gli incentivi nel settore delle rinnovabili. E il tema di cui ci parli, cioè il fatto del ricorso massiccio alla legna, alle foreste, ai sistemi di forestazione, che peraltro è parte integrante che dell'azione che stiamo svolgendo come macroregione agricola del Nord, è un punto sul quale stiamo caratterizzando tutta la nostra attività. Mi spiego meglio, a onore del vero la proposta di legge in realtà verteva sul tema del prelievo forzoso ai soggetti che beneficiano delle concessioni sulle derivazioni idroelettriche al fine di migliorare poi il costo dell'energia stessa. È una cosa un po' diversa rispetto a quello che si è raccontato, ma immagino che tu volessi estendere il ragionamento, quindi mi faccio carico di dirti che nelle prossime settimane possiamo insieme pensare di elaborare un progetto di questo senso, ma sostanzialmente quello che ci stai chiedendo è già inserito nella mozione di oggi. Ci tengo a dirlo perché il rapporto fra territorio, ambiente, agricoltura e infrastrutture è un rapporto molto delicato, molto fragile. Spesso quando si parla di infrastrutture è ricorrente il tema del consumo del suolo agricolo e quindi nascono delle situazioni molto confliggenti. Noi abbiamo bisogno di trovare delle forme di equilibrio. Le forme di equilibrio passano attraverso delle forme di organizzazione sovraterritoriali, come appunto quella della macroregione, che ci dicono che si può andare tutti insieme nella stessa direzione. Sulla filiera del legno, per fare un esempio, nelle prossime settimane sottoscriveremo un accordo con le 5 regioni del nord, quindi Piemonte, Veneto, Lombardia, ma devo dire anche Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna, proprio sulla filiera del pioppo, ad esempio, e sulla possibilità che questo possa essere riutilizzato, tanto in quanto recupero e riutilizzo di materia, quanto contestualmente il fatto che possa essere riutilizzato anche ai fini energetici. Quindi credo che queste sollecitazioni sono già state oggetto dei ragionamenti e delle discussioni di queste settimane. Ben venga che si continui a ragionare in questi termini, però vorrei che il discorso fosse un pochino più esteso. Il problema energetico è un problema serio, è un problema energetico è un problema che attanaglia un po' tutte le attività, compreso quella agricola. Questi giorni io ho incontrato un gruppo di caseifici del settore del parmigiano reggiano che mi dicono che se va avanti così fra un po' il peso del costo energetico supererà quello della materia prima, cioè si spenderà di più di energia che non di acquisto del latte. Questo pone una serie di interrogativi sulla competitività del nostro sistema, che è un sistema assistito come tutti gli altri, va detto, non esiste un paese in Europa che non assista alla propria agricoltura, come non esiste un paese nel mondo in realtà, perché l'agricoltura è considerata ovunque nel mondo, tranne in Italia, un comparto strategico. L'agricoltura è un comparto strategico, l'agricoltura è primario, l'agricoltura è agrozootecnia, l'agricoltura è foreste, l'agricoltura è tutto ciò che di fatto, dal quale noi peraltro col sistema che abbiamo facciamo discendere anche la fase successiva. Noi dobbiamo ragionare oggi in termini di filiera e la filiera ha la necessità di trovare un equilibrio. Questo equilibrio, vi dicevo prima, cozza spesso e volentieri con ad esempio il tema degli impianti di produzione energetica. Pensate che nella sola Lombardia oggi esistono 380 impianti e biogas, nella sola provincia di Cremona 138, tutti sovvenzionati con risorse pubbliche e tutti che vanno a incidere purtroppo in modo significativo sul ciclo alimentare, che non è una cosa di poco conto, perché noi abbiamo finanziato in questi anni impianti che hanno privato il ciclo alimentare animale e umano, cioè pensate al tema del mais, il trinciato del mais, quest'anno praticamente non esiste più, siamo arrivati addirittura in questo momento a soggetti che per fare energia stanno comprando il foraggio, l'erba medica, cioè noi abbiamo sconvolto il sistema agricolo per cercare di produrre energia, quindi io credo che al contrario noi abbiamo bisogno di ragionare in termini equilibrati.
Io non dico che quegli impianti non si possono fare, io dico che quegli impianti non possono essere fatti con fondi pubblici, che è una cosa diversa. Cioè i fondi pubblici devono andare a sostenere il sistema economico, quegli impianti se danneggiano il mio sistema economico nasce il problema degli equilibri di cui parlavamo prima. Allora è evidente che la soluzione sulle biomasse legnose è la soluzione più semplice, perché non c'è dubbio che tolta una piccola percentuale che può essere riutilizzata in termini di materie direttamente nei cicli produttivi, tutto il resto è tranquillamente utilizzabile ai fini della produzione di energia. Così come nasce il problema del tema dell'idroelettrico, così come c'è una serie di altre questioni. Mi hanno dato solo 5 minuti, quindi mi avvio alla conclusione per dire che oggi la macroregione agricola del Nord deve caratterizzarsi per un compromesso, per un accordo definitivo, che sia un accordo che crei equilibrio fra i vari squilibri che purtroppo il sistema italiano ha creato sul nostro territorio in questi anni e che noi spesso con politiche sbagliate a livello territoriale abbiamo agevolato. Perché guardate che quelle iniziative sui piani di sviluppo rurale sono iniziative che hanno magari coinvolto amministrazioni nell'ambito delle quali noi facevamo parte delle giunte, non è che noi dobbiamo continuare ad autoassolverci da questo punto di vista. Io credo che però oggi sia arrivato il momento di porci nelle condizioni di scegliere quale sia la strada che dobbiamo seguire. Serve equilibrio, serve che questo equilibrio si trovi attraverso delle azioni mirate. In questi mesi ho lavorato molto su questo tema, cercando di riunire le regioni a prescindere dal colore politico molto spesso che le caratterizzava e cercando di riunirle su un confronto che verte su un unico punto significativo: gli interessi del Nord. Quali sono gli interessi del Nord? Guardate che quando parlate di interessi del Nord, quando io vado a parlare di interessi della filiera zootecnica, di latte, di suini, non trovo grosse difficoltà a parlare con il collega Rabboni dell'Emilia Romagna, nonostante sia un esponente del PD, perché i problemi che ho io sono i problemi che ha lui, i problemi che ho io sono i problemi vostri però, perché oggi l'agricoltura è uno dei pochi punti dai quali possiamo ripartire. Oggi la Lombardia da sola produce quasi il 14% del prodotto nazionale agricolo e produce quasi il 20% dei prodotti trasformati che vanno in agricoltura. Siamo l'unico settore che ha un vantaggio in termini di esportazioni rispetto alla contrazione dei consumi interni. Noi dobbiamo ripartire da lì per salvare la nostra agricoltura, per salvare il primario. Da lì possiamo far discendere tutto il resto, compreso la produzione energetica, che può discendere anche da questo tipo di attività. Ma per farlo serve un'aggregazione forte, serve che i territori insieme, che fanno lo stesso mestiere, trovino delle intese per usare le stesse strategie. Serve che i territori insieme, che fanno lo stesso mestiere, una volta per tutte interloquiscano direttamente con l'Unione Europea, che è rimasto l'unico nostro interlocutore, fino a quando almeno sarà così. Anch'io mi auguro che l'Unione Europea cambi, ma questa è l'Unione Europea con la quale dobbiamo confrontarci. La triangolazione con un Ministero dell'Agricoltura che ci costa ormai 1.300 milioni di euro all'anno e che da 6 mesi a questa parte non dà una risposta che sia una, nessuna delle sollecitazioni che abbiamo trasmesso a lui su questioni vitali per il nostro sistema economico del Nord, non solo non ci serve più, ma va superato. È solo una grande aggregazione territoriale che abbia la dignità e che abbia la forza politica per potersi esprimere a livello europeo è la risposta che possiamo dare alle esigenze dei nostri cittadini che ci chiedono sempre più di parlare di questioni economiche, ci chiedono sempre di più che l'agricoltura, l'ambiente e il territorio facciano parte delle questioni di cui parliamo. Chiudo ricordandovi una cosa importante. Ricordatevi un punto. Quando abbiamo discusso in queste settimane in giunta molto spesso di alcuni disastri ambientali che sono capitati, alcune frane in Valtellina, in Val Brembana, in quei territori. Guardate che tutti lì, il mio collega di giunta, che insomma non è proprio un fulmine di guerra, cercava di capire dal punto di vista geologico cosa fosse successo. Io gli ho sempre spiegato, guarda che c'è una costante. Dove è venuto giù il territorio perché sono andati via gli agricoltori. L'agricoltore è il presidio del territorio, l'agricoltore va tutta là perché difende il territorio. Noi abbiamo bisogno di investire in questa direzione. Chi non ha capito che solo investendo sull'agricoltura in questo momento c'è la possibilità di ripartire, non ha capito che lo sviluppo sta lì. Dobbiamo partire da lì, perché da lì discende la possibilità di avere da qua ai prossimi 5, 10, 15 anni, il tempo che ci viene permesso in termini di programmazione, la possibilità, vi dicevo, di dare una svolta al sistema intero. Grazie a tutti, buona giornata.